Ci sono le fotografie di Torbjörn Rödland e quelle delle sculture di Giuseppe Gabellone. C'è un vaso di Gosch Kamakura e un dipinto su carta di Matt Mallican. Le Gallerie d'Italia di Piazza Scala a Milano si aprono al contemporaneo, ospitando la collezione d'arte di Fondazione Fiera Milano. È la prima occasione nella quale il lavoro che Fondazione Fiera svolge, come collezionista a supporto di MiArt viene esposto al pubblico. Il presidente Giovanni Gorno Tempini, che guida la fondazione, è visibilmente soddisfatto e parla di un'occasione di restituzione al pubblico delle opere che la fiera ha raccolto nell'arco di 7 anni. Un progetto che, sotto forma di 43 opere, più della metà dell'intera collezione, entra nella sala delle colonne delle gallerie. Michele Coppola, direttore centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo, padrone di casa del museo. È un luogo come se fosse uno spazio che, proprio perché nel cantiere del Novecento, continua a cambiare forma, continua a cambiare allestimento, continua a cambiare il proprio racconto. E così tu oggi hai una mostra dedicata all'arte contemporanea di una collezione milanese, di una collezione che in qualche modo dimostra come questa città in qualche modo abbia tutti i titoli per dirsi capitale della contemporaneità, capitale dell'arte e della cultura. Interessante anche il fatto che la mostra, che nasce ovviamente sotto l'ala del direttore di MiArt, Alessandro Rabottini, si intitoli Prospettiva Arte Contemporanea. Prospettiva nel duplice senso di dare un nuovo spazio di visibilità alla collezione e di consentire alle Gallerie d'Italia di aprire una inedita finestra sul presente. Quello che oggi accade è senza dubbio un passo ulteriore in avanti. Ci sono alcuni artisti, alcune opere che a tutti gli effetti hanno una dimensione e hanno una forza che non eravamo abituati a vedere all'interno delle Gallerie d'Italia. Sono contento che questo sia accaduto. E la sensazione, guardando i lavori esposti e sentendo la loro intensità riempire lo spazio, è quella di una fiera, MiArt, fatta di un'energia pulsante pronta a dilagare nella città. È un avvicinamento a MiArt. Diciamo che è parte di un percorso più articolato. Le fiere non sono mai degli eventi stand-alone. Per esempio, che cos'è il Salone del Mobile e che cosa si muove intorno alla città. Anche per l'arte contemporanea, MiArt è ritornata a essere la fiera d'avanguardia in Italia attraverso un lavoro che è stato fatto in città e questo evento è proprio in quel solco. La mostra nelle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo resta aperta al pubblico fino al 7 maggio.